Che cosa vuol dire questo? Che cosa vuol dire questo, Wario? Le uccide del mese, ha detto, l'ho detto! Io ho sentito, ha detto, Raiden è un figlio di... Vabbè, lasciamo perdere. Le uscite del mese, ragazzi, questo mese è particolarmente ricco. Lasciate da parte le minchiazze. Questo mese niente. Cioè, le minchiazze poi, se volete. In che senso? Che ormai scrivere minchiazza sotto i video delle uscite del mese è obbligatorio, quasi. Sì, è uno status symbol. Una tradizione, tipo, ormai. Ragazzi, quanto vado a scrivere minchiazza sotto il video di Raiden & Mid? Partiamo con l'1 settembre con Metal Gear Solid 5 Final Pain. Ce l'abbiamo già? Ce l'abbiamo già? Il rossetto! Sto facendo qua che c'è il Big Boss. Non ti preoccupare, allora io lo leccherei. Il profumo del manuale. Attenzione, la musica pure sexy qua. Vuoi dire il tuo profumo? Ti piace di più? No, preferisco. Ma come? Ah, sono gioco sessuale, no. Beh, ragazzi, che dire, stiamo già giocando a Metal Gear Solid. Oggi trovate il nostro gameplay and so on. Non faremo un walkthrough sul secondo canale, quindi andatevi a vedere direttamente il nostro gameplay and so on, così vedrete i primi 10-15 minuti del gioco. E insomma, che dire, Metal Gear, ragazzi, sì, un po' di pregiudizio c'è in positivo, perché siamo fanboy della serie. Però ovviamente, in sede di recensione e opinione, qualora la facessimo, saremmo imparziali. Imparziali, come sempre, come sempre. Esatto. Il 2 settembre, un gioco per Midra. Sì, sì, proprio è il mio gioco dell'anno, Act of Aggression. Bellissimo, di che si tratta? È uno strategico, sì. Stile militare, no? Esatto, soltanto per PC. Lo comprerai? Sì, molto sì, bene. Sì, sicuramente. Il 4 settembre uscirà un gioco che noi aspettiamo. Però, cavolo, c'è Metal Gear, come facciamo a giocare le due cose? Cioè? Mad Max. Ah, vabbè, però Metal Gear ha la priorità. Ha la priorità me. Per forza, cioè per noi sì. Speriamo di finirlo entro il 4, no? Impossibile finirlo entro il 4, però Mad Max comunque merita, dalle premesse, sembra veramente sì, meritevole sì. dell'acquisto. E qui andiamo ai titoli che dobbiamo leggere, ovvero Nobunaga's Ambition, Sphere of Influence. In realtà conoscevo già Nobunaga's Ambitions. Uscirà soltanto per PC, PS3 e PS4 e si tratta di uno strategico ambientato all'epoca Sengoku del Giappone. Giorno 9, Tearaway, avventure di carta per PS4. Ora dite, come che ce l'avete già? Questo è per PS Vita. Ragazzi, questo gioco per PS Vita è una perla. È veramente ottimo. Dai creatori Media Molecule di Little Big Planet, merita tantissimo. Questo è persino più peculiare di Little Big Planet, ma non ha l'editor. Invece un gioco che è proprio un editor vivente, giorno 11, vivente. Super Mario Maker per Wii U, attesissimo da tutti, che uscirà anche in versione 30° anniversario con l'Amiibo. Esatto, questi Amiibo hanno un po' sfrancicato le balle. No, però che carino, lo sono voglio! Sono carini, però noi siamo partiti col comprarli tutti, ci siamo fermati a 10, 15. Ma lo sai che non ho quello di Wario io? No, spero che non esista. Esiste? Esiste, esiste. Maledetto. E continuiamo la ricchezza, l'opulenza, la tracotanza, no, non c'entra niente. Di questo mese che è settembre con Forza Motorsport. No, no, era per dire forza. Ah, hai fatto il gesto dell'ombrello. No, non era il gesto dell'ombrello, che no, se ne dica, scusate. Hai ombrellato il pubblico. Ragazzi, Forza Motorsport 6 per Xbox One, ovviamente esclusiva. Lo aspettavo anche questo, spenderemo un sacco, veramente. E l'espansione di Destiny, Re dei Corrotti. Per tutte le piattaforme, perché Destiny è multipiatta. Perché Destiny è multipiatta. Gli amanti del calcio potranno... Come me. Sì, potranno avere parent per i loro denti questo mese, perché uscirà sia FIFA 2016 che PES 2016. Ma prima PES il 17 settembre, FIFA il 24 settembre. Adesso però ritorniamo al 22 settembre con Soma, che è un survival horror per PC e PS4, ambientato in un luogo sconosciuto nelle profondità dell'oceano. Rapture anyone? Il 25 tornano i Cavalieri dello Zodiaco, cioè Senseiya Zodiaco. Sono sicuro che abbia detto Zodiaco. Sentiamo il replay. Zodiaco. Una via di mezzo. Zodiaco. Con Senseiya Soldier Soul, che uscirà per PS3, PC e PS4. Skylanders Superchargers. Anche questi Skylanders ci hanno sfrantumato le balle. Questo secondo me nei negozi ci sono 100.000 Skylanders. Titillato lo scroto fino a farlo irritare. Insomma, ce ne sono tanti. Pensate, da GameStop l'altro giorno avevo chiesto un amiibo e lui, il commesso, mi ha detto: lì, sono lì, ed erano gli Skylanders. Io ho detto: questi sono gli Skylanders. Se non sono pupazzi pure quelli.
ragazzi. Allora io entravo e volevo un pupazzo, no? Cioè io entravo, scusi, ha un pupazzo. Lui non è un pupazzo. È un pupazzo. No, è il mio migliore amico. È un pupazzo. Fallout Anthology già prenotato, quindi almeno questi soldi non dovremmo spenderli perché li abbiamo già spesi. Già ed spesi. È per PC. Un'antologia di tutti i Fallout, ragazzi, ve lo consiglio per tutti coloro. Obbligatorio. Magari non obbligatorio, perché molti di voi ci chiedono: mi consigliate di giocare gli altri Fallout prima di arrivare a ottobre con il 4 ottobre, novembre? Ho perso un attimo la cognizione. Novembre. Bene. No, non è necessario effettivamente, cioè, potreste giocare il quarto e basta. Sì. Il punto è che però se volete arrivare con un'esperienza più ricca alle spalle a Fallout 4, allora giocatevi quantomeno il 3 e New Vegas. Esatto. Vi dico sempre io, ma quale migliore occasione se avete un PC potente di prenderli tutti i Fallout usciti, tranne Brotherhood of Steel che fu un'esclusiva Xbox e PlayStation 2 ai tempi appunto della Xbox e PlayStation 2, ma con Fallout Anthology con 49,90€ vi portate a casa tutti i Fallout, quindi insomma è l'occasione migliore. E finiamo con LEGO Dimensions, NBA 2K16 e Sword Coast Legends. No, scusami, non è possibile. Mi stai dicendo che questo mese non è Shaper Dimension Neptunia? No. Grande! Ma non è più lo scorso mese. No, è impossibile. No, aspetta che c'è qualcosa che non va. Un attimo. Va bene Metal Gear, va bene tutto, però non ci potete togliere gli Hyper Dimension Neptunia del mese. Ci rimaniamo male. Guardate la nostra faccia triste. Ragazzi, questo è un bel mese, veramente, dopo un'estate abbastanza arida di uscite di peso, no? Di uscite di rilievo. Fateci sapere al solito che cosa comprerete, ragazzi, scrivere una minchiazza stavolta. Lo potete fare, però mi sembra un po' una provocazione, perché ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti i gusti, e noi quindi vi salutiamo. Alla prossima. E per Dimension Neptunia, però, no. Io, onestamente, un po' con la mano in bocca, ci... No!